numerosi miracoli, ma nonostante questo furono costretti a percorrere le vie della città, esposti all'odibrio della gente fino ad arrivare al carcere. Oggi vogliamo seguire insieme a voi questi valorosi cristiani nel loro cammino di fede, che li condusse alla morte. Rivedremo i miracoli e le conversioni che Dio operò attraverso le loro preghiere. Li vedremo lottare contro i potenti dell'impero romano e poi li vedremo morire. Con spirito di grande fede, li seguiremo in questo loro cammino terreno. Che la loro testimonianza sia da esempio alle nostre vite. Che separava i tre fratelli dal luogo della detenzione, un giovane posseduto dal demonio si fece loro incontro. Il ragazzo si dimenava ed urlava, deridendoli e diffamandoli. I fratelli, uniti nella fede, pregarono perché il demonio lasciasse il corpo del giovane e in tal modo, ancora una volta, operarono un prodigio per volere di Dio. Guardatene bene, cosa dicono le scritture? Ti prostrerai in adorazione soltanto al Signore. Noi siamo servi del Signore, anzi figli del Signore, come te, come tuo marito, come tuo figlio, come chiunque è battezzato. Prega il Signore, Lui guarirà vostro figlio preso dal maligno. Se voi credete di tutto cuore che Gesù è il Signore, vostro figlio sarà liberato. Sì, noi crediamo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Jesus.
tre santi, mentre venivano trasportati per le vie della città, incontrarono un misero lebbroso. Il pover'uomo aveva un orribile aspetto, nessuno osava avvicinarsi a lui. Ma Sant'Alfio, insieme ai fratelli, gli si accostò ed iniziò a pregare Dio affinché lo guarisse. Le invocazioni dei giovani non rimasero ascoltate, così l'uomo fu miracolosamente guarito. Giovani fratelli, il nome di Gesù, il Nazareno, il figliuolo di Dio, guarite mio marito che da tempo è malato di lebbra. Verso i poveri e i sofferenti.
Giovanissima consacrò a Dio la sua verginità e lo servì proprio attraverso gli ultimi. Costretta a letto da 6 anni a causa di una grave malattia, Tecla, quando seppe dell'arrivo dei 3 giovani, chiese al cugino Alessandro, vicario di Tertullo, di poterli incontrare. Non appena essi le furono innanzi, li esortò a pregare per la sua guarigione. Ad un tratto, la fanciulla sentì che una forza si impossessava dei suoi arti. Era guarita. Da quel momento, insieme alla cugina Giustina, prese a curare i giovani fratelli nei momenti difficili, recandosi in gran segreto nel luogo di detenzione. Che il Dio dell'amore, il Dio della pace, ti benedica e ti guarisca. So che venite da molto lontano e che tanti prodigi avete fatto durante il vostro sofferto cammino e che tante persone avete guarito dai mali. Anch'io sono una serva del Signore e prego l'Altissimo finché mi sani. Tecla, il tuo cuore è pieno di fede. Signore, è il mio figlio, per me. Che Dio possa alleviare le tue sofferenze. Il nostro Signore Gesù Cristo ascolterà le nostre preghiere.
Tolgete pure i calzari a questi individui. Nessuno vede e che con nessuno parla.
ma l'esperto è Marullo. Lui sa tutto di questi cristiani e del loro... Cristo, caro amico. E che diceva che il suo regno non era di questo mondo. E già, il suo regno. Chissà che cos'è questo suo regno. Un'utopia? Un concetto astratto? Io ho bisogno di cose concrete. Allora forse anch'io sarei un cristiano. Ma cosa dite? A voi interessa il potere che già avete e che cercate di mantenere. È tutto così assurdo con Limbione. E questi cristiani sono così presuntuosi, arroganti, inflessibili, plagiati da questo Cristo. E non riusciamo a domarli, a fargli credere ai nostri dei. Eppure Decio è stato chiaro, fare negare il loro Dio e incensare i nostri dei. Pena la tortura fino alla morte. I cristiani sono un pericolo per tutti noi e per tutto l'impero. Perciò occorre sterminarli e cancellare per sempre il nome di Cristo e restaurare ovunque la religione ufficiale di Roma. Non adiratevi, mio signore. Prima o poi ci diranno. L'imperatore sarà felice e anche voi lo sarete. E già, prima o poi. E quelli... Speriamo molto presto, Colimbione. Certo. E quelli che si opporranno saranno condannati ad una morte lenta. Mentre il fuoco brucerà ogni loro resistenza. Ma è la loro vita. Ma voi, da che parte state? Ma dalla vostra, naturalmente. Dalla nostra. Siate più chiari. Ho un grande dubbio. Continuando così, verranno a mancare molte braccia, molti contadini. Perciò mi chiedo, chi lavorerà i campi? Chi alleverà il bestiame? Saggia riflessione, Marullo. Allora dobbiamo affrettarci e dare un grande esempio in modo che tutti abbiurino. E allora, perché perdere altro tempo? Ma allora procediamo. Chi dobbiamo giudicare oggi? Ebbene, che cosa c'è? Un caso curioso, difficile. Ma io sono certo che lo risolveremo presto e bene. Tre fratelli di nobili origini che si sono rifiutati di offrire incenso agli dèi e che si dichiarano cristiani. Preside Tertullo, io oserei definirli tre fratelli ostinati. Ascoltiamo pure questi tre giovani. Sono certo che saremo convincenti, ma... Ma non perdiamo altro tempo! Che cosa aspettate? Fate portare questi giovani! Prima che si propaghi e metta in pericolo la sovranità.
libertà delle leggi e dell'impero. Ma su, via con il pione, non siate così imprudente. Volete voi che il popolo ci consideri dissoluti e... Sono d'accordo con voi e non starei neanche qui ad interrogarvi. Mandiamoli a casa con un rimprovero e facciamoli ritornare fra qualche anno, quando saranno magari più giudiziosi. Benissimo! Il caso è chiuso. Contenti ragazzi? Guardatevi un piccolo inchino e ritornerete nella vostra fede. Signore, noi siamo cristiani. I cristiani adorano un solo Dio, quello vero, e non riconoscono nessun'altra divinità. Avete sentito? Avete sentito cosa ha detto? Ho capito bene? Avete capito bene? Una incredibile fissazione religiosa! Questi tre giovani insolenti ostentano il loro credo e non intendono adorare le nostre divinità. Ve l'avevo detto, Danilo. Un caso incredibile, maledettamente complicato. Difficile, eh? È un caso inaudito! Ma non capisci che sto facendo di tutto per salvarti la vita? Signore, ve lo ripeto, siamo cristiani. Siete cristiani? Come vi chiamate? Qual è la vostra famiglia? Io sono Alfio. Loro i miei fratelli, Filadelfo e Cirillo. Siamo cittadini romani, nati a Vaste, in Puglia. Onesimo, cristiano comune, ci insegnò che la verità, Cristo Gesù, ci rende liberi. Ed oggi noi vogliamo testimoniare con colui che è la salvezza dal peccato, il figlio di Dio Padre. Gesù Cristo, non è una vergogna per voi che siete nobili di stirpe abbassarvi alla condizione dei cristiani che conducono una vita da schiavi, ignobile e preferisco Gesù Cristo che le ricchezze e il fasso di un principe. Ho scelto Cristo e l'ho dedicato ogni atto, ogni stato della mia vita. Ho consacrato la mia anima sin dall'infanzia a Cristo soldato. Voi cristiani siete dei sovvertitori delle leggi, un'associazione proibita e nemica dell'impero. Voi siete salvati! Se non ritornerete subito sulle vostre, conoscerete per sé. Secondo me, non ritornerete più a casa. Conoscerete in altra tristezza! Perché io sarò implacabile. Conoscerete il lato peggiore. Non avrò nessun riguardo e nessuna pietà per voi, né tantomeno i miei fidati consiglieri. Dunque, siate ragionevoli. Avete tutto da guadagnare. La nostra vita è Cristo. E soltanto Lui può renderci felici. Preferiamo Cristo agli dèi. Io vi distruggerò! Che peccato! Così giovane, così belle, gli dèi mi perdoneranno. Che dici? Il tuo Dio mi perdonerà. Il tuo Dio. Il tuo Dio se ne frega! Un gesto, lo so, di buona volontà.
inchinatevi almeno una volta e sarete liberi di tornare a casa. Noi adorare un idolo di pietra, ma il vostro Dio di pietra, che cos'è il vostro Dio di pietra? Rispondetemi. Rovesciate la terra e vedrete che si frantumerà in mille piccoli pezzi. Il nostro Dio invece è misericordioso, è un padre, è invisibile. Il nostro Dio è indistruttibile, è purissimo spirito. Fantasie! Forse non ti piace Giove? È un Giove adultero. Che vergogna! Allora ti faccio portare il premio. Sacrificare a una dea impudica? Che pazienza! Io, Tertullo, non mi vergogno affatto. Ah, va bene. E allora, vi auguro che voi possiate essere come Giove e vostra moglie come Venere. Stupido ristorante! Bada a quello che dici! Lascia stare con il mio. Ha firmato la sua condanna. I nostri buoni dei non ammettono di essere offesi. Il mio Dio sarà la mia luce. Cristo mi sfamerà, Cristo mi sazierà e potremo sopportare le vostre torture. E dopo la morte terrena, sì, questo lo crediamo, ci aspetta la vita eterna. Ma quante cose ti frullano in testa! E per la tua salvezza, che cosa pensi? La nostra salvezza è Cristo e non mi stancherò di ripeterlo. Resiste Tertullo! Perché continuare a perdere altro tempo? Procediamo con altri sistemi. La tortura! Credo che cambieranno idea. Avete sentito? Quanto potete resistere? Resisterò più di quanto pensiamo. Il nostro Gesù non esiterà e se sarà necessario a compiere dei prodigi. Prodigi! Ho sentito bene! Prodigi! Ma questa è follia! Prodigi o stregonerie? E allora dimmi, resisterai allo strappo della lingua? Resisterò più di quanto pensiate. E tu, Filadelfo, vincerai il fuoco della brace se mi getterete nelle fiamme. Gli altri scenderanno dal cielo e faranno cadere sul mio corpo una rugiada di salvezza ristoratrice. Pazzi! E tu, Cirillo, resisterai quando ti immergeremo in una pentola di pece bollente. Ho dentro di me lo Spirito Santo che mi darà la forza di subire ogni tormento. Basta con queste sciocchezze! E rinnegate una volta per sempre il vostro Dio. No, questo mai.
rinnegate il vostro Cristo prima che sia troppo tardi. I vostri corpi non resisteranno a lungo. Resisteranno perché Cristo è la nostra forza. Cristo è la nostra salvezza. È la nostra luce. Che vengono i dati ai quali frustati, forse cambieranno idea. Spezzeranno la vostra resistenza e alla fine vi piegherete al mio volere, al potere di Decio, alla forza di Roma. È il Dio il crudele tiranno, ma non vi rendete conto che avete perso. Come oggi vi farò graniare. Sento Dio, è così potente come tu dici. Perché non ti libera e non ci distrugge tutto? Il nostro Dio è misericordioso. Lui vuole salvare tutti gli uomini.
compreso voi domani, e si serve di me, dei miei fratelli, di ogni battezzato cristiano, per testimoniare questo messaggio di redenzione a tutti i peccatori. Ah, va bene, allora io sarei un peccatore, io sarei un umano. Voi siete empio e crudele, e il vostro cuore è di pietra, proprio come quello dell'idolo che adorate. Come osi? Sciagurello, Bertullo, mandali a morte! Basta con l'imbioni! Che vengano condannati a morte, essendosi rifiutati di sacrificare gli dèi e avendo professato la fede di Gesù Cristo. Carnefici! Che ad Alfio venga strappata quella lingua maledetta e che muoia dissanguata. Che il Filadelfo si alzo fino all'ultimo osso. E che il piccolo Civino sia immerso nella pece bollente. Perché i nomi di Alfio, Filadelfo e Cirino venga cancellato da tutti i manoscritti, ma il più pronunciato è per sempre dimenticato. Thank you.
ringraziano la città di Adrano per aver concesso che la storia dei santissimi martiri rivivesse ancora una volta. Grazie, santi martiri, poiché avete lasciato a noi umili fedeli la vostra testimonianza di fede nel nostro cuore. Cari Alfio, Filadelfo e Cirino, a distanza di 1750 anni dalla vostra ascesa al cielo, vi tributiamo la nostra riconoscenza. Avete testimoniato con la vostra vita la fede in Gesù Cristo. Vi ringraziamo infinitamente, poiché avete lasciato a noi umili cristiani la vostra testimonianza di fede nel nostro cuore. Con la vostra grande partecipazione e presenza. Un ringraziamento lo devo al signor Lamela Luigi, che ha curato magistralmente tutto, dando veramente anima e corpo. Dovevamo essere molti di più stasera, purtroppo la pioggia ci ha creato determinati problemi, ma alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Io vorrei a Luigi qua sul palco, il mio ringraziamento va soprattutto a questi ragazzi. Grazie a tutti. Terminiamo con un canto e poi, come dicevano qui ad Adrano, viva D'Ambro! Il canto dei nostri santi martiri della città di Lentini è questo. È con questo che vi salutiamo e vi...